Dalla potenza creatrice del pensiero di Amadeus Wolben, a cura di Vitaliano Bilotta, Mediterranee. Associazione di idee. I pensieri posseggono forza attrattiva, per cui ogni pensiero ne attira altri della medesima specie. Un pensiero d'amore attira altri pensieri d'amore. Così è pure per quelli di gioia, di fiducia, di bene, di salute, eccetera. Ma questo è purtroppo vero anche per i pensieri di odio, di invidia, di depressione, eccetera. L'uomo tende ad attirare ciò che ama, che teme o quello che desidera fortemente, cioè le cose che sono dentro di lui. Quella che noi chiamiamo associazione di idee non è altro che il funzionamento della legge di attrazione, cioè il raggruppamento di idee e pensieri affini, quella che con la legge di repulsione fa parte della legge di equilibrio. L'una chiama l'altra e si uniscono come reciprocamente attratte da una calamita. Avviene così che si prende lo spunto da un'idea, da un pensiero, e si arriva, come fanno i romanzieri, a scrivere centinaia e centinaia di pagine. Tutto è regolato da leggi in questa ammirabile costruzione della grande vita. Vi sono uomini, scrive Charles Baudouin, la cui robusta salute oppone un rifiuto sistematico alle idee deprimenti e indesiderabili, così come fa un organismo vigoroso per quanto riguarda i microbi patogeni. Ma vi sono altri, purtroppo, che attraggono queste idee per quella legge di affinità che è l'origine di tanti mali di cui si deve assolutamente eliminare la causa per stare bene. Quando ci avvediamo che un pensiero malsano sta per occupare la nostra mente, dobbiamo al più presto liberarcene, sostituendolo con uno opposto per impedire che ne attiri a sé altri della medesima natura. C'è chi afferma che i pensieri avrebbero un colore che soltanto i veggenti vedono. Un pensiero spirituale avrebbe un colore giallo, quello di odio e carico di livore avrebbe un colore rosso oscuro, mentre un pensiero di egoismo sarebbe colorato di marrone, quello di depressione psichica sarebbe colorato di grigio e così via. È certo però che spesso i pensieri dipingono il volto, sereno o accigliato, limpido o cupo. Noi viviamo e ci muoviamo immersi di continuo in un oceano di pensieri che sorgono in noi, arrivano dall'esterno, attraendo o respingendo quelli di chi vive intorno a noi. La qualità dei pensieri può dipendere dall'attività che si svolge, dalle vicende della propria esistenza, dall'ambiente, ma soprattutto è sempre da noi stessi che possiamo giungere come meta a padroneggiare tutto. Noi attiriamo le situazioni piacevoli con i nostri pensieri positivi e quelle avverse con quelli negativi. Torna sempre a noi quello che parte da noi. William Atkinson ha scritto: quando si arriva a comprendere l'azione meravigliosa dell'attrazione del pensiero, si comprende anche l'importanza di governare i nostri pensieri in modo di attrarre solo i pensieri migliori e più utili del mondo, invece dei pensieri deprimenti, urtanti e negativi che continuamente vengono formati da tante menti. Un uomo che coltiva un atteggiamento mentale pieno di speranza, fiducia e coraggio attirerà a sé simili pensieri ed egli attingerà dall'influenza del pensiero esterno maggior forza e camminerà di successo in successo, aiutato dalle forze combinate dei pensieri che ha chiamato a sé. Egli diventerà come una calamita per tutto ciò che può dargli forza e aiuto. Altrettanto è vero che l'uomo il quale persiste in un atteggiamento mentale negativo, dubbioso e smarrito, attirerà a sé dal grande campo dei pensieri, pensieri affini che lo faranno scendere sempre più giù nell'abisso dello scoraggiamento. Tenete presente che il simile attrae il simile nel mondo del pensiero.
E potete essere certi che qualunque cosa voi pensiate, attraete un pensiero corrispondente formato dalla mente di altri. La misteriosa forza di attrazione opera collegando tra loro non soltanto i pensieri, ma le persone, le circostanze e gli eventi. Per questo si dice che le disgrazie, come le fortune, non vengono mai sole. Il pensiero è il processo fondamentale della creazione. Tutto ciò che esiste è nella manifestazione del pensiero. Noi siamo ciò che pensiamo, diveniamo quello che pensiamo, siamo dove è il nostro pensiero. Il pensiero è strumento di vita, poiché esso è forza creatrice e formatrice. Tutto quanto esiste ed è sperato dall'uomo è stato prima nella mente di chi ne è stato l'autore. Il mondo è manifestazione del pensiero in tutte le gradazioni della materia. Quando sarai convinto che tutta la tua esistenza deriva dal tuo modo di pensare, allora metterai il massimo impegno a pensare bene e diverrai migliore.